E questa notte abbiamo con personale comune abbiamo fatto un controllo sulla zona e la sorveglianza non si è vista. Questo, ripeto, è un obbligo contrattuale per quanto riguarda chi ha la concessione di tutta la zona, dalla gestione dei rifiuti, ma anche della sorveglianza. Su tutte le furie, il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, dopo le spaccate e i furti subiti dagli esercenti dei chioschi di Boa Beach, il personale di sorveglianza che ogni sera e notte dovrebbe controllare la zona non c'era. Una beffa che si aggiunge ai danni che i gestori dei locali sulla spiaggia hanno subito l'altro ieri notte. Ciò implica il fatto che sicuramente non andremo a pagare queste loro mancanze. Ci sono altre implicazioni che possono essere ben più gravi, quali anche la responsabilità eventuale nel momento in cui l'assicurazione non dovesse risarcire i danni che sono stati causati. E su questo ovviamente voglio andare a fondo, anche perché si è visto appunto stanotte, non si sono presentati, e questa è una cosa abbastanza grave. Come mai da contratto deve essere così, non c'è stata nessun allarme da parte della sorveglianza? Perché di spaccare tre chioschi uno dopo l'altro, sicuramente non l'hai fatto in 5 minuti, dovrebbe aver destato almeno un allarme da chi doveva e dovrebbe essere presente sul posto. A questo si aggiunge un'altra complicazione che riguarda il sistema di videosorveglianza della zona, mentre i carabinieri proseguono con le indagini per risalire ai responsabili dei furti e dei danni. C'è da dire ancora, per quanto riguarda, ahimè, le telecamere, che ne abbiamo ben 7, sono state messe ben 7, ma il sistema che era stato impostato è un sistema che ha delle problematiche, perché l'hardware che è stato, dal quale è stata estratta la SIM per scaricare tutti i dati, era in corto, mi è stato detto da una settimana, vabbè, prendiamo atto che da una settimana sia stato in corto, e quindi l'impossibilità da quel punto di vista di scaricare i dati. Però questo non implica il fatto che non riusciamo a portare avanti le indagini, perché ci sono altre telecamere di privati e telecamere anche da parte dei carabinieri, per cui andremo avanti sicuramente a vedere, a trovare i responsabili.